Ciao a tutti, oggi prepareremo un plum cake salato che si rivelerà anche un'ottima ricetta svuota frigo. Vediamo insieme gli ingredienti. 220 g di farina, 200 g di salame tagliato a cubetti, 150 g di scamorza anche lei tagliata a cubetti, 150 g di yogurt greco, 100 g di latte, 15 g di lievito istantaneo per torte salate, 30 g di parmigiano, 50 g di olio di semi, 3 uova, sale e pepe. Iniziamo aprendo le uova che io ho già lavato e asciugato. Tenete sempre a portata di mano una ciotolina dove poter mettere gli scarti, tipo i gusci delle uova, come in questo caso. Iniziate a lavorare con una frusta. Ora aggiungete l'olio ed il latte. Passiamo ora allo yogurt. Io ho utilizzato lo yogurt greco, ma potete anche utilizzare del semplice yogurt bianco, purché non sia dolcificato. Se non avete lo yogurt, potete sostituirlo con 80 g di latte e 30 g di olio di semi. Ora aggiungete la farina a pioggia ed il lievito. Io l'ho già setacciata in precedenza. Ecco qua, la farina. Di lievito istantaneo. Ora aggiungiamo sale e pepe. Finito di preparare l'impasto, aggiungiamo il salame, la scamorza ed il parmigiano. Io ho scelto salumi e formaggi che avevo in frigo, ma volendo potete dare un'occhiata al vostro frigo e vedere cosa vi suggerisce. Ed il parmigiano. Questa ricetta è l'ideale se avete voglia di rustico, ma non avete il tempo di aspettare la lievitazione del lievito di birra o di quello madre. Infatti, col lievito chimico, questo qui istantaneo, vi basterà preparare, l'impasto e farlo cuocere direttamente in forno. Ed è lì che crescerà. Ora prendete uno stampo per plum cake, io ne ho preso uno di 30 cm che ho già imburrato e versate il composto. Livellate un po' la superficie con la spatolina. Ora cuocete in forno preriscaldato ventilato a 170 gradi per circa 30 minuti. Questo è il plum cake appena sfornato e ora lo lasciamo raffreddare per bene prima di toglierlo dallo stampo. Ecco il plum cake raffreddato che ora taglieremo a fette. Se non avete uno stampo per plum cake, potete utilizzare la stessa ricetta per fare dei muffin salati, cuocendoli ovviamente per meno tempo. Se lo preparate il giorno prima, una volta raffreddato, avvolgetelo per bene nella pellicola e conservatelo così fino al giorno dopo in modo da non farlo seccare. Ha un profumo di brioche che non vi dico. Ed ecco qua. Per una versione vegetariana, come sempre, potete sostituire il salame con delle verdure cotte tagliate a cubetti. Vi ringrazio e alla prossima videoricetta e non dimenticate sempre di iscrivervi al canale YouTube delle ricette di Gnam Gnam. Ciao e alla prossima!